aperta se si apre, guarda se si apre. Apriti, brutta bestia, apri. Non ci speri, sarà sua grappa sotto chiave. Lo so. E la chiave in mano mia e ci resterà. Lo so. Signora Noro, per piacere, almeno un goccino. No, che le fa male. Ma perché non mi sono fatto anch'io un maggiordomo? Pensa che meraviglia. Io vestito tutto di giallo, che dico al mio maggiordomo, Ambrogio, avrei un desiderio? E l'Ambrogio servizievole tira fuori dal minibar una bella bottiglia di grappa e mi dà un grappino. E invece del maggiordomo c'ho una governante tiranna. Vedi che scherzi fa la vita? A volte mi chiedo cosa mi tenga ancora qui. Nessuno di tutti quelli che ho aiutato a crescere mi ha mai ripagato in questo modo. Come? Che lei mi sta aiutando a crescere? Ah, guardi che non mica me ne ero accorto, sa. Crescere, perlomeno sto cercando di rimetterla sulla retta via. Retta via, cos'è un invito? Segui me e farei strada. Allora prego, precisi, che strada devo fare? L'autostrada? Un viottolo di campagna? O una strada senza uscita? Ma se ci fermiamo un semaforo, lei un grappino me lo concede, su una norma. Ma si crede spiritoso? Spiritoso no, avvilito sì. Guardi che potrei anche andare da questa casa. Sai, in America molte donne lasciano la casa senza bisogno di essere Thelma e Louise. E per questo anche Lessi se n'è andato da casa. Ma appena la Liz Taylor l'ha richiamato, è tornato di corsa. Lei si crederà mica Lessi. E lei non si crederà mica Liz Taylor. Su, faccia qualche cosa invece di fissare sempre quel mobile. Vedrà che basta un piccolo passatempo e la gran voglia di grappa le passa come per incanto. Tenga questi bei giornalini, su, li legga. La sua cultura ne verrà arricchita. Sono pieni di notizie interessanti, di pillole di saggezza. Però poi me le ridia perché le devo riportare alla signora Claudia. Per carità, li porti subito alla signora Claudia prima che si perdano le pillole qua. Dai, mi sacrifico volentieri, lasci stare. Li tenga. E legga la posta di Castadiva, che è molto interessante. Scriva anche lei a Castadiva, vedrà che c'è una risposta anche per lei. Capirà, io scrivo a Castadiva. Io non capisco cosa si troverà mai in questa Castadiva. Io la odio questa Castadiva. E poi non l'ho capito, perché se piace a lei deve piacere anche a me. Insomma, piace a tutti. La grappa è qui. È dentro. È qui dentro. E allora apriamo. Ma la signora Norma me l'ha chiusa a chiave. No. E la chiave se l'è portata via lei. Come facciamo? Se riuscisse ad aprirla, non te le offrirei volentieri. No. Roberto. Cosa c'è? È una grappa. Una grappa che solo a sentire l'odore. Buona, eh? Imbriachi, guarda. La fine del mondo. Allora bisognerebbe aprirlo, questo cassetto. Mezz'ora che sto dicendo. Ci provo, ho pronto tutte le chiavi. Ce l'ha lei la chiave, quella giusta? Perronetta, Cos'è che fa? Bisogna aprirlo. Sì. Come... Alla scheda telefonica? No, c'è il telefono lì. Mi dia la carta di credito. C'ho il contante, ma cosa... Il via card per l'autostrada, me lo dia. No, c'ho il telepasso, ma non ho capito cosa... Insomma, il signor Ferincio, bisogna aprirlo questo benedetto cassetto, no? Ah, lo vuole aprire? È certo che bisogna aprirlo. Ah, ho capito. Forcina per capelli, me la dia. Non ce l'ho. Mi pare che vado in giro con le forcine per capelli. Mi dia il suo codice fiscale. Ah, MLV, FLC, 28H21, F205M. Cosa sta dicendo? Non lo so, mi metto qui a dire il codice fiscale, si apre l'armadietto. Ma non il codice fiscale, la tessera del codice fiscale, quella di plastica. Ce l'hanno tutti, ce l'avrà anche lei, me la dia. Me la dia. Venga. Me la dia. Ha visto i film di 007? No, intanto che vedo solo sentieri. Sii attento. Ecco,
alla salute! Alla tua, caro Roberto! Alla nostra, caro Felice! Chi l'avrebbe mai detto? Oh, con il codice fiscale si è aperto il mobile! E poi dici che il codice fiscale ci ha complicato la vita! È magico! Però ne valeva la pena! Sì, buono! Senti che sapore! Che aroma! Veneta, è Veneta. Il dialetto parla. Norma sta con tua moglie, vero? Sì, sono uscite. Sì. Anzi, io credo che non tardino molto a rientrare, sai? Allora bisogna far sparire il corpo della reale. Sì. Tu vai di là, lavi i bicchieri, poi li metti sul lavello. Tu pensi alla bottiglia, eh? Sì, allora vado, io vado di là. Rispongo la grappa e chiudo il mobile. Roberto, grazie al mio codice fiscale ci sarà sempre una grappa anche per te. Cosa c'è qua dietro? Delle lettere? Va, quante lettere. Ma che ci fanno queste lettere? Di chi sono queste? Beh, queste qui sono le lettere di Castadiva. Cara Castadiva, la vita è ogni giorno più cara. Ho pagato un uovo 300 lire. Che ne dici? Se si considera lo sforzo della gallina non è poi tanto caro. Ma questa è la scrittura di Norma. Sì. Dunque, giù di peso su di salute. Digiunate felici con la vostra Castadiva. Dunque, cara lettrice, che ti lamenti della scarta fantasia sessuale di tuo marito. Che vuoi farci? Che è metodico nel cibo, lo è anche a letto. Vuoi un consiglio? Cambia menù. Buttati sull'esotico. Per esperienza ti giuro che funziona. La tua Castadiva. Hai capito che la Castadiva è la Norma? Ecco perché la difendeva tanto. Era lei! Oh, meno male che non c'è, perché è curioso come una scimmia. Ma come niente c'era da noi, sai, da Roberto. Sì, così io ho il tempo di mettere via tutte queste lettere che abbiamo preso al giornale. Ma quando trova il tempo per rispondere, Castadiva? Lei ha talmente tanti lettori. Di notte, il giorno, certo non avrai tempo con tutto quello che ho da fare. Oh, com'è emozionante questa sua doppia vita. Stress tanto, però c'è tanta soddisfazione, guardi. Borse sotto gli occhi, ma cuori che sorridono. Ma lei sa insegnare tanto di quelle cose, ad esempio anche come sedurre un uomo, vero? Sì. E io stasera ho intenzione di mettere alla prova quel suo suggerimento, quell'afrodisiaco, no? Lei mi ha detto cipolle, vero? Cipolle. Perché Roberto mi aspetta. Sì. Passo dal terrazzo. Va bene, passo dal terrazzo. A domani. A domani, Castadiva. Adesso. Non si meravigli, cara Castadiva, se a scriverle un uomo. Non sono più giovane, ma conosco ragazzi che sono vecchi a 20 anni. Certo, io non li ho più. Ma mi sono innamorato di una signora che neanche conosco. Eravamo in tram, signore. Lei leggeva, l'ho rivista con un nipotino, anch'io un nipotino. Forse vedovi entrambi. Potrebbe nascere un amore. Il coraggio di dichiararmi, dove lo trovo? Temo di fare una brutta figura. Che fare? Desidererei anche conoscere una giusta tisana per le mie notti insonni. Grazie. Un nonno che non va a nanna. Allora. Caro nonno che non va a nanna. Le consiglio invece di andarci. E in tutti i sensi. Magari prendendo prima una bella tisana di fiori di biancospino e foglioline di salvia. La partita non vale la candela. Per non incontrare più
il suo oggetto del desiderio sul tram, le consiglio di cambiare tram. Eviterà così un probabile rifiuto. Casta Diva. Prima che si svegli quel demonio, magari mi becca qua. Andiamo, se ne metto via. Poi domani mi gusto. Il codice Tantino. Sono un nonno che non va a nanna. Peggio per te. Caro nonno che non va a nanna. Caro nonno che non vai a nanna, ma che ti frega di dormire se il cuore ti batte forte? E se l'aria dolce della sera ti fa venire voglia di quattro chiacchiere e magari di un bel bicchierino di grappa? Sei innamorato? Vabbè, certo che corri il rischio che lei ti dica di no, ma se non ce lo chiedi non lo saprai mai, porca madre. E sai che ti dico? Io se devo scegliere tra due mari, scelgo sempre quello che non ho mai provato. Nel tuo caso, fatto avanti, nonno, che non vai a nanna. Nessuno dei due ha 20 anni, no? E allora vuol dire che non andrete in discoteca. Ma la partita dell'Inter, sì, eh? Dunque, nonno, se proprio di notte vuoi dormire, prendi un bicchierino di olio di ricino dopo cena di giorno. Corri dalla tua nonna e fai la nana, fai la nana. Oh, fammi sapere, ciao nonno che non va a nana. Casta Diva, casta Diva, devo firmare casta Diva. Allora, per il mio 25esimo anniversario di matrimonio, dove mi consigli di portare mia moglie? Risposta. Per il tuo 25esimo anniversario di matrimonio ti consiglio di portare tua moglie alle Maldive e al 50esimo la vai a riprendere. E questo qui, firmato Castadiva. Dunque, cara Castadiva,
Due anni fa sono stato in montagna e mia moglie è rimasta incinta. L'anno scorso sono andato al mare e mia moglie è rimasta incinta. Dove mi consigli di andare quest'anno? Senti, vai dove vuoi, ma tua moglie portala con te, porca moglie. Fammi vedere qua se ci sono le mie risposte. Ci sono tutte le mie risposte. Qua tutte le hanno messe. E anche la signora Norma è sistemata. Fammi leggere qua. Ha trovato il mio giornale? No, non l'avevano esaurito, arriverà in settimana, c'è stata una richiesta pazzesca. Ma se ce l'ha lì sotto, ma andiamo. Ah, non ho sensibilità lì. Perché non me lo voleva dare? Ah no, scusi. Che stavo comodo. Mi fa sempre degli scherzi. Voglio leggere un po' la posta qui, sai che mi interessa tanto. Questa Castadiva l'ha delusa? C'è qualche errore di stampa? Errore di stampa? Ma questo non è lo stile di Castadiva. È stata manomessa da un analfabeta. Guarda, analfabeta. Le ho lette, mi sembrano scritte da una persona molto spiritosa e anche molto in gamba, sa? Ma è un analfabeta, glielo dico io. Castadiva non avrebbe mai scritto, mai risposto in questo modo. Se per questo ha scritto anche di peggio. Ma poi perché si scalda tanto, scusi? Neanche forse lei, Castadiva. O è proprio lei, Castadiva? Signora Norma, io l'ho capito subito, sa? La notte, i rumorini, li sentivo. Confessi, dica la verità. È lei, Castadiva, lo confessi? Sì. Ah! Ero Castadiva. Com'era? Ero Castadiva, ero l'idolo di un pubblico favoloso. Adesso qualcuno mi ha rovinato per sempre. Non esageri, su, adesso. Questo idiota mi ha rovinato. Grazie al suo intervento io sarò licenziata, sicuramente. Dovrò passare il resto della mia vita qui, vicino a lei. Con quel misero stipendio che mi dà. Ma perché, scusi, cos'è che le faccio mancare? Casomai è lei che mi fa mancare la grappa. Porta della sua grappa. Tutti i miei sogni sono infranti. Risponda. Ecco il cognato. Pronto? Sì? Ah, la signora... Sì, adesso gliela... Signora Norma, è il direttore del giornale, la signora Castadiva. Sì, lei. Pronto. Passi, passi. Pronto, direttore? Sì, sono io. Sì, sono pronta, mi dica pure. Ah, sì? Ah, sono molto contenta. Certo. Sensibilità, umanità, certo. Ecco. Ah, i lettori sono... Oh, come sono gentili, che cari. Addirittura un omaggio. Sa che
Il mio fiore preferito è la rosa rossa, gambo lungo. La ringrazio, ecco. Chi le ha telefonato ieri? Io no, non le ho telefonato. Ah, il signore che ha risposto poco fa. Ah, sì. Grazie, direttore, grazie di aver telefonato, le sono gratissima, non sapesse quanto. Licenziata? È lei che ha telefonato ieri al giornale, vero? Al giornale? Sì, ebbene sì. Allora è lei che ha cambiato le mie risposte ai lettori. È stata una cosa veramente ignobile. Che ignobile. Ho cercato di darle una mano, insomma, ho salvato i suoi lettori, ecco. L'ho fatto per questo. Lei voleva mandare a nanna e nonno, ma figuriamo. Sì? Sì, Castadiva, sono io. Il giornale le ha dato il mio numero, beh, ha fatto bene, per quanto voglia stare un po' tranquilla. Mi voleva ringraziare, è davvero molto gentile. Italo-francese, merci, merci. Ma chérie, merci bien. Novità? No, è che nonostante le sue impertinenze, io sono sempre la prediletta del pubblico. E mi ringraziano per il mio operato. È un grande successo. Sì, sì. È un grande successo. Chi l'avrebbe detto, eh? E non merito un ringraziamento. Non si sa. Ho appena parlato con una mia fan che mi ringraziava per il suggerimento che le ho dato a proposito delle vacanze. Adesso non ricordo neanche più che cosa le ho consigliato, non ci crederà. No, non ci credo. Glielo ho dato io il consiglio. Pronto, un altro. Da lei? Sì, sì, vado io. Buongiorno. Mi scusi tanto, non vorrei disturbare, prego. Vero? E io solo un attimo, volevo solo consegnare questo piccolo omaggio a colei che mi ha ridato la vita. Ah, ma è sicuro di non aver sbagliato indirizzo? Il giornale mi ha detto che Castadiva abita qui. Ah, Castadiva! Sì. Signora Norma, c'è un altro fan per lei. E chi sarebbe, mi scusi? Sono nonno che non va a nanna. Ah. E sono qui per dirle grazie, grazie di cuore. Le sue parole mi hanno dato coraggio, speranza. È che io amo i miei lettori. Ma per la sua risposta ho avuto la fortuna di potermi consultare con un altro nonno. Il merito va un po' a tutti e due. Vi ringrazio, voi siete straordinari. Mi avete detto osa e io ho osato. L'ho fermata sulla fermata del tram. Le ho dichiarato il mio amore e lei mi ha detto sì. Oh. Grazie a voi mi ha detto sì. Per carità, grazie, felice. Scusate del disturbo. Oh, perché... Vi ringrazio. Senta, com'è andata con l'olio di ricino? Ha avuto l'effetto desiderato? Lasci perdere. Credo di sì. Forse ne ho bevuto troppo. Ma soltanto un pazzo come lei può consigliare a un povero uomo l'olio di ricino. E lei allora che consiglia le cipolle? Eh? Ma non si monti la testa, andiamo, Castadiva sono io. Sì, ma ha bisogno di me per essere un po' meno diva e anche un po' meno casta. Che ne pensa di me come coautore, eh? Castadiva è il trovator trovato. Meglio il cavaliere della rosa.